Cari ragazzi, oggi ci troviamo sempre con un nutrizionista. Io l'ho ormai definito il nutrizionista dei fighter e degli youtuber. Anche se poi lui cura anche altre persone. Però vuoi mettere il nutrizionista dei VIP, il nutrizionista degli scuregioni e il nutrizionista dei fighter e degli youtuber. Sono tutte definizioni che poi potrebbero calzare a pennello. Ma io visito tutti, non c'è problema. Visita tutti, perciò si presenta un attimo lui e poi vediamo l'argomento di oggi. Ok, io sono Francesco Lampredi, mi occupo principalmente di sport, di alimentazione per lo sport, ma lo sport potrebbe essere anche un caso limite nel cui non lo fai, bisogna compensare con l'alimentazione. L'argomento di oggi è un argomento a me caro: è meglio mangiare tutto di altissima qualità, tutto di bassissima qualità, o trovare una via di mezzo dove compriamo un po' di alimenti di qualità e un po' di alimenti, in alcuni casi anche per natura economica, di un po' più bassa qualità, ma rispettando tutti i parametri. Cioè, se vi interessa il tipo di alimentazione a livello di qualità, rimanete, altrimenti andate al discount e comprate il bustone di patatine immense e mangiatevelo sul divano. Scuola di botte, siamo di scuola di botte e meniamo tutti i bulli, i ciccioni e quelli brutti. Se tu vuoi vincere. Allora, chi è che risponderebbe che vuole mangiare peggio? Chiaramente no, mangiare meglio, scegliere alimenti di qualità superiore è sempre meglio, senza dubbio. Però oggi vorrei sottolineare il fatto che l'alimentazione non è una questione adimensionale, cioè non è vero che le quantità non sono importanti e non è vero che le quantità sono subordinate alla qualità. La qualità del tuo piano alimentare è fatta da entrambe le cose, ma in effetti sul raggiungimento dei risultati pesa di più la quantità e il rapporto tra i nutrienti. Okay? Cioè, traducendo per gli ignoranti, in pratica tu dici: possiamo anche prediligere un cibo di qualità più bassa purché raggiungiamo quel valore di macronutrienti, di micronutrienti, di calorie che ci permette di rispettare il piano. È anche vero, come ti dicevo prima, magari che tanta gente eccede in queste quantità, perciò è più facile per loro, perché tanti dicono: ma io non c'ho i soldi. Poi vedi dei carrelli stracolmi di merendine, patatine, spruzzetti vari. Ma guarda, non necessariamente si va a finire sulle merendine, no? Perché io conosco tanta gente che mangia pulitissimo, ma si fa del male con le gallette di riso, che sono piene di sale, spesso. Ma no, non tanto per il sale, perché sono carboidrati. Perché sfora tantissimo i carboidrati, perché tanto sono gallette, una cosa sana, no? No. Oppure c'è anche chi ingrassa con la frutta. Ci si può fare del male anche con alimenti di qualità estremamente elevata, perché le quantità che hai scelto non rispecchiano chi sei. Stessa cosa, il discorso quante calorie al giorno, ti devi far visitare. Non è casuale. Infatti, o al massimo ti fai spiegare come stimarlo autonomamente, però ci vuole una stima di come sei fatto per fare. E ripartendo dieta, dall'idea della dieta che gira per gli spogliatoi, anche la quantità di calorie gira per gli spogliatoi. Esatto. Devi arrivare a 3000 calorie, ma non sai manco, guarda, che fa quello. Allora, anche in ambito medico può succedere che gira la quantità di calorie, no? Ma qual è il punto? Che gli studi scientifici sono tutti studi di popolazione, quindi prendi una popolazione di riferimento e quindi poi la valuti tutta insieme, non caso per caso. Poi ci sono i casi studio, quella è un'altra cosa, ma quando fai uno studio su una popolazione ti viene fuori un valore che è medio, no? Sta in una certa parte della curva, quella più popolata. Mentre invece per un approccio personalizzato alla dieta ci vuole di fare delle misure e di stimare quant'è il tuo dispendio, quant'è il tuo fabbisogno di proteine. Queste sono le due cose veramente importanti: dispendio, cioè metabolismo basale più energia impiegata per le attività quotidiane, compreso l'allenamento, e quant'è il fabbisogno proteico. Su questo poi si costruisce tutta la dieta. Cioè, in pratica, da quello che tu mi stai dicendo, se io mi facessi visitare da te, tu mi prendi tutti i valori, tecnicamente andrei a mangiare meglio e risparmiando. Risparmiando potrebbe essere, potrebbe essere pure che mangi di più, ma sai, il discorso della sazietà, del sentirsi sazio, è talmente soggettivo, no? Che ma lì è anche una questione motivazione di testa, perché io ho visto persone che non si sentivano mai sazie dal momento in cui magari vengono dal nutrizionista, gli dai una dieta, gli dici fai questo, questo e questo e ti devi sentire sazio, loro nella loro testa sanno che c'hanno un obiettivo. Ci sono un sacco di equivoci. Per esempio, l'indice glicemico, il carico glicemico, serve per dimagrire, per non ingrassare? A cosa serve? Principalmente serve se sei diabetico o se
rischi di esserlo. Questo, il controllo della glicemia serve principalmente in questi casi. Per la composizione corporea non c'ha tutta questa rilevanza. Adesso, in questo momento, ti è passato un po' più di glucosio nel sangue, ma chi se ne frega. L'importante è il totale. Di mese in mese, complessivamente, quanto te ne è passato nel sangue. Quello è importante, perché sei stato attento oggi che hai mangiato una cosa con indice glicemico basso. La vera importanza del carico glicemico sta nella regolazione dell'appetito, per esempio. Perché se te ti mangi una cosa zuccherosissima, il problema è che poi ti torna fame molto velocemente. Se devi dimagrire, non va molto bene. Però, se invece magari stai seguendo una dieta ipercalorica perché devi mettere qualche muscoletto di più, allora forse c'ha più senso. Prima di tutto perché molte persone non riescono a mettere muscoli perché non sono veramente mai in ipercalorica. Devono mangiare di più, non ce la fanno, allora mangiati una cosa con più zuccheri, con più alto indice. Ti viene subito fame, stai a posto, diciamo. Dipende che devi fare. Sono trucchi del mestiere in pratica, no? Ma sono segreto di Pulcinella. Però diciamo che con un pubblico medio che generalmente mi dice: oh, ma se mi mangio le merendine mi fanno male, cioè... Le merendine fanno male per un altro discorso, non tanto per lo zucchero, ma per tutta l'altra roba che c'è dentro. Ma stessa cosa, parlavamo della carne, no? Uno potrebbe comprarsi quella di qualità estrema che non prende, allevata biologicamente, no? Sì, allo sì. Stato brado. Animali massaggiati che gli fanno bere la birra, il famoso manzo di Gobbe. Benissimo, ma meraviglioso. Però qual è il problema? Che se uno, anche per esigenze economiche, ne deve comprare di meno perché costa troppo e poi compensa con i carboidrati, tipo mangi più perché pasta, non riesce a raggiungere gli obiettivi prestabiliti, proteine, di meglio che ti compri la carne normale del supermercato, che non sarà di quella qualità lì estrema, però perlomeno diciamo non c'ha inquinanti di chissà che natura, è una qualità comunque accettabile. Comprati quella, mangia le proteine che ti servono e magari spendi anche un po' meno, non c'è nessun problema. Poi se una volta ti capita di volerti togliere lo sfizio di mangiare il Kobe vero, benissimo, mi inviti pure a me. Esatto, è come lo svizzero da mangiare qualche zozzeria, però esatto. Questa volta rimane in qualcosa di qualità. Beh, io spero di aver chiarito per voi comunque le basi, cioè il fatto che si possa mangiare bene anche associando alcune volte dei prodotti di fascia un po' più bassa, esatto, per rimanere nel budget, ma per rispettare quello che era la necessità calorica e comunque micronutrienti e macronutrienti che sono stabiliti però a persona, non è un valore generale in che modo dicono personalizzato. Quindi quantità di calorie, bilancio calorico e proporzione di macronutrienti. Questa è la cosa più importante. La scelta della qualità viene dopo. Importante, importantissima, bellissimo, ma viene dopo. Se avete delle altre domande su questo argomento, scrivetecele qui sotto e magari o faremo un video o vi risponderemo. Perciò vi aspettiamo al prossimo video. Nutrizionista. Sempre di biologo nutrizionista che segue i fighter, gli youtuber e magari pure persone normali.